Lucia, siamo pronti per farvi scoprire la figura di Suor Beata Maria di Gesù. E lo facciamo anche attraverso i suoi scritti. Io mi sono segnata un pezzo perché da qui si capisce gran parte della sua vocazione. Il più grande dolore di Nostro Signore fu l'inutilità delle sofferenze e del suo sangue per i peccatori ostinati e anche per noi. Noi stiamo varcando adesso la porta della clausura proprio per farvi scoprire qual è la vocazione dell'ordine che lei ha fondato. E lo facciamo attraverso le parole di Suor Claude. Guardate. Le basi sono adorazione, ringraziamento di grazie, supplicazione e riparazione. Ci uniciamo alla preghiera di Gesù che nel Santissimo adora il Padre, ringrazia il Padre, supplica per tutta l'umanità e Lui è il riparatore per eccellenza. La sua vita è stata data in riparazione per i nostri peccati. Preghiamo soprattutto per i sacerdoti e i consacrati in unione con la Madonna. Tante preghiere per tante sofferenze nelle famiglie, la salute, la pace, tutti i bisogni del mondo quasi arrivano qua. Sono delle lettere del mondo intero, della gente che cercano suori che pregano per dare l'intenzione. Gesù ha fatto sgorgare insieme dal suo cuore questi due doni, l'Eucaristia e il sacerdozio. È proprio questo il senso di quello che Suor Claude ci ha detto. Ci rivediamo tra poco per farvi conoscere il momento esatto di quando è stata svelata al mondo il corpo della Beata Maria ed è stato trovato incorrotto con una delle suore che era lì. Ci rivediamo tra poco, Lucia. Grazie.